oggi inizio con una domanda già abbastanza calda. Va bene? Posso? La domanda è: in quale lotta ti trovi ora? Qual è la tua battaglia in questi giorni? Spesso pensiamo alla vita in altri termini. La vita è un viaggio, la vita è una serie di scoperte. Ma spesso ci troviamo in delle battaglie, non è vero? E la Bibbia ci insegna che noi ci troviamo, infatti, in una battaglia spirituale. Quando diventi un cristiano, ricevi un'armatura, la parola, lo spirito, la preghiera, perché ora facciamo parte di un esercito della luce. Abbiamo territori da conquistare e subiremo degli attacchi. Quindi qual è la tua battaglia oggi? Quale difficoltà ti fa sentire un nodo nello stomaco soltanto a pensarci? Forse è la lotta per la tua famiglia, per pace e riconciliazione in famiglia. O che la tua famiglia conosca la speranza di Cristo anche loro. Forse è una lotta per la tua guarigione, per riuscire a lasciare indietro ferite che ancora ti appesantiscono. Forse è la lotta per un amico o per un rapporto che si è deteriorato. La distanza è sempre più grande e non sai più cosa fare. Oppure una nuova fase lavorativa o una chiamata che Dio ti ha dato, ma che ti mette paura, non pensi di farcela. Forse è una lotta contro un tuo peccato, per la salute e purezza del tuo cuore. Qual è la tua battaglia? In quale lotta ti trovi ora? Oggi noi continuiamo la nostra serie sul libro di Giosuè, che racconta la metamorfosi necessaria per il passaggio dal deserto alla conquista della terra promessa. Che non è una transizione geografica, è una transizione spirituale. Nel primo capitolo del libro Dio dice a Giosuè: non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore sarà con te. Sii forte e coraggioso, sii molto forte e coraggioso. Tre volte Dio dice: sii forte e coraggioso. Poi il grande messaggio dei capitoli successivi è: santificatevi, perché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi. E noi le abbiamo contemplate nelle testimonianze delle persone che si sono battezzate la scorsa domenica. Dio ha fatto meraviglie nei loro cuori e nel nostro mezzo. Oggi noi esploreremo i capitoli 5 e 6 del libro di Giosuè, dove il grande messaggio è: togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo. Togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo. Il popolo ormai ha attraversato il fiume Giordano. Si trovano davanti alla prima loro grande sfida, una città fortificata chiamata Gerico. Agli occhi umani sembrava inattaccabile, ma una delle grandi lezioni di questo libro è aiutarci a non vedere le nostre sfide con occhi umani, ma con gli occhi della fede. A non lottare con stratagemmi umani, ma con la preghiera. A non vincere il male con il male, ma con il bene. Quindi nel capitolo 5 Giosuè continua a rinnovare spiritualmente il popolo. Gli aveva chiamati alla santificazione. Aveva mettere i piedi nel Giordano per primi ai sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza. Ora nel capitolo 5 propone altri tre atti di preparazione, che era circoncidere i maschi, celebrare la Pasqua lì e togliersi le scarpe prima di conquistare Gerico, che vedremo anche questo. Quindi circoncidere i maschi, celebrare la Pasqua, togliersi le scarpe e conquistare quella città. Tutto questo perché il passaggio dal deserto alla terra promessa non è una transizione geografica ma spirituale, richiede preparazione. Quindi ecco la prima iniziativa che apprende al capitolo 5, leggiamo. Ecco qua. Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio, dopo l'uscita dall'Egitto, non era stato circonciso. Infatti i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto, finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti, perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi, il paese dove scorrono il latte e il miele. Nel deserto il popolo era entrato in un processo di deterioramento spirituale. Dio aveva fatto delle meraviglie, aveva aperto il mare, provvedeva la manna ogni giorno, ma si persero in lamentele, in critiche, in mancanza di visione e smisero, tra altre cose, circoncidere i bambini che nascevano, che era il rituale che Dio aveva insegnato ad Abramo per sigillare l'identità spirituale di Israele.
il popolo che uscì dal deserto era diverso dal popolo che era entrato nel deserto. E Dio sapeva che più di principi pratici o strategie militari per conquistare una terra, ora il popolo aveva bisogno di rinnovamento spirituale. Quindi dice questo a Giosuè, leggiamo. In quel tempo il Signore disse a Giosuè, fate dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele. E Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle di Aralot. Questo mi ha ispirato. Questa settimana ho pensato, mi è venuta una voglia di applicare questo versetto in modo letterale anche noi. Capito? Che dite, no? Dopo, alla fine del culto, senza anestesia, coltelli di pietra. Pah! Dice René, non scherzarci nemmeno, Non lo faccio, ma ho pensato che come a noi ci va di leggere letteralmente le cose che un po' convengono a noi, no? E altre non tanto, soprattutto noi maschi, no? Non è vero? Questo no, Scherzo a parte, ho trovato un atto brillante da parte di Dio in quel contesto. Dal punto di vista umano, ha prodotto un esercito più debole fisicamente, perché dovevano guarire da queste ferite nelle parti delicate. Ma dal punto di vista della fede, ha prodotto un esercito più consacrato spiritualmente. Ed era questa la battaglia che dovevano veramente lottare. Una battaglia per loro stessi. Una battaglia spirituale. Una battaglia per la loro consacrazione. Perché se non fossero stati diversi, sostituire i cananei per gli israeliti non avrebbe avuto alcun senso, no? I cananei sacrificavano dei loro figli ai dei. Celebravano rituali di fertilità. Schiavizzavano delle donne e le obbligavano a diventare delle prostitute sacre. Cioè una fede amorale che viene usata come strumento magico e per giustificare la pratica di abusi sessuali e sacrifici umani. Il fondamento logico della conquista della terra promessa era eliminare tutto quel male e far emergere in quella terra una società giusta e santa. Per quella generazione e per tutte quelle successive, fino a noi. Non era una disputa etnica, era una disputa morale e spirituale su chi dobbiamo essere. Quando Giosuè sa che il punto principale era il rinnovamento spirituale del popolo, quindi fa circoncidere tutti gli uomini, no? Fanno questo. E poi fa una seconda cosa, celebra la Pasqua. Riporta alla mente della gente il grande atto di salvezza di Dio nella generazione precedente, quando li aveva liberati dalla schiavitù in Egitto. Leggiamo ora questa parte qua. Allora il Signore disse a Giosuè, oggi vi ho tolto di dosso l'infamia d'Egitto. E quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pani azimi e grano arrostito. E la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese. E i figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. La celebrazione della Pasqua segna la partenza dall'Egitto. E la celebrazione della Pasqua segna l'entrata nella terra promessa. L'uscire e l'entrare. Essere liberati dalla schiavitù e avere un nuovo inizio grazie alla misericordia di Dio. E qua mi metto nei loro panni. Quanto deve essere stato speciale celebrare la Pasqua non più nel deserto, ma nelle pianure di Gerico. Ricordare di come Dio li aveva liberati dall'Egitto mentre si intravede la battaglia di quei giorni e si anticipa ciò che Dio farà in quella generazione. Non è speciale? Dobbiamo fare i nostri grandi atti di Dio nel passato per sostenere i nostri sforzi nel presente. Per alimentare una cultura di fede oggi, dobbiamo nutrirci di quella fede lì, anche del passato. Conquistare Gerico li riempiva di paura. Quindi celebrano la Pasqua in quella pianura, mentre vedono quella città. E il testo racconta che quando lo fanno, una transizione accade. Cessano di ricevere la manna, perché non serviva più. Potevano mangiare dalla terra. E la stessa cosa accade anche a noi. Man mano che cresciamo nella fede. All'inizio siamo nutriti da conferme regolari, dal cibo che gli altri, in qualche modo, ci mettono in bocca. Pian piano impariamo a nutrirci da soli, a imboccarci da soli. Non serve che qualcuno mi incontri per leggere la Bibbia. Inizio a farlo da solo.
Non serve che qualcuno mi ascolti necessariamente per riuscire a rasserenarmi. Riesco a farlo anche da solo, nella presenza di Dio, nulla togliendo dai buoni incontri che possiamo avere. Non serve che Dio mi dia conferma ogni settimana. So che la strada è Cristo e persevero. No? All'inizio della vita e all'inizio del percorso cristiano, i nostri genitori ci imboccano. Siamo completamente dipendenti. Gli altri devono fare le cose per noi. Ma più cresciamo spiritualmente e entriamo nella terra promessa della maturità cristiana, più prendiamo responsabilità di imboccarci da soli, di coltivare la terra, di rimboccare le maniche, di prendere responsabilità per lo stato dei nostri cuori, di nutrirci con il frutto dello sforzo delle nostre mani. Quindi, gli uomini sono stati circoncisi e riaffermano l'alleanza con il Dio di Israele. Celebrano la Pasqua in vista del loro prossimo grande atto di Dio e iniziano a nutrirsi dalla terra. E nel capitolo 5 si imbattono in una sorpresa finale che li preparerà per questa grande battaglia, che è questa qua. È un bel brano questo, leggiamo. Mentre Giosuè era presso Gerico, alzò gli occhi ed ecco, vide un uomo in piedi davanti a sé che aveva in mano una spada sguainata. Giosuè si diresse verso di lui e gli chiese: tu sei per noi o per i nostri avversari? Rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore. Giungo proprio ora. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che dice il mio Signore al suo servo? Rispose il capo dell'esercito del Signore a Giosuè: togliti i sandali dai tuoi piedi, perché il luogo sul quale tu stai è santo. Giosuè così fece. Che scena, eh? Che sorpresa! Un luogo santo! Era una terra dove una fede amorale era usata come strumento magico e per giustificare la pratica di abusi sessuali e sacrifici umani. Ma questo angelo o apparizione di Dio dice: no, è un luogo che Dio ha già appartato. È un luogo dove verrà innalzato il nome del vero Dio. È un luogo che un giorno Dio stesso verrà a trovare nella persona di Gesù Cristo. È un luogo che la tua generazione, Giosuè, inizierà a santificare. Quindi togliti le scarpe, perché il luogo sul quale tu stai è santo. È una grande dichiarazione da parte di Dio, non è vero? E anche di più, è anche un eco di una cosa che Dio aveva già fatto nel passato. Quando Mosè, nella generazione precedente, trovò un roveto ardente, ma che non bruciava nel deserto, si avvicinò per esaminarlo. E Dio gli disse questo, leggiamo questo momento qua. Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti. Togliti i sandali dai piedi perché il luogo sul quale tu stai è terra santa. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Quindi è molto significativo per Giosuè riascoltare queste parole. Voleva dire che il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe era il suo Dio. Voleva dire che il Dio di Mosè era il suo Dio. Era vivo. Sarebbe stato con lui. Ed è tutt'oggi con noi. È anche il nostro Dio. Non è cambiato. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre. Chiama anche noi a essere forti e coraggiosi. Chiama anche noi a santificarci. Chiama anche noi a togliere i sandali dai piedi. Anche noi vogliamo fare la transizione dal deserto alla terra promessa. Essere una comunità in missione, non una che gira intorno a se stessa. A circoncidere i nostri cuori e a rinnovare le promesse dei nostri battesimi. A riportare al profondo del cuore la buona notizia della Pasqua, quando Gesù morì affinché noi possiamo avere la sua vita. E a vivere senza il sostegno costante della manna e avere una fede che supera le montagne russe degli alti e dei bassi spirituali emotivi. Anche noi abbiamo una terra da conquistare. Anche noi vediamo e vedremo le meraviglie fatte dal Signore. E anche noi ci troviamo su un luogo che è santo. Quindi ci rifaccio la domanda con cui ho iniziato. Qual è la tua battaglia in questa fase? In quale lotta ti trovi ora? Fa paura. Sembra impossibile.
ma noi abbiamo lo stesso Dio. Noi scegliamo di rinnovare i nostri cuori anche noi. E noi rimuoviamo le nostre scarpe come loro. Va bene? Facciamo questo? Ti invito a fare questo. Rimuovi pure le tue scarpe. Ecco, io rimuovo le mie. E ora puoi anche chiudere gli occhi per un attimo. Puoi fare un bel respiro. E senti il pavimento sotto i tuoi piedi. È un suolo che Dio ha già appartato. Prendiamo possesso di questa terra per fede. Diciamo alla nostra Gerico, tu appartieni al Signore. Noi celebriamo la Pasqua nella pianura di Gerico. Noi invochiamo il nostro Dio presso le porte di Gerico. E noi lotteremo le nostre lotte con il Signore. Amen. Amen. Perfetto, possiamo riaprire gli occhi e andare avanti. Allora passiamo al dunque, a vedere come Dio gli concede questa vittoria. Va bene? Leggiamo questa parte di Giosuè capitolo 6. Leggiamo. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva e nessuno vi entrava. Il Signore disse a Giosuè, vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re e i suoi prodi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che, quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. È la strategia militare più particolare che abbia mai sentito, non è vero? Perché esigeva una battaglia spirituale. Perciò una strategia spirituale. Il punto non era una conquista etnica o geografica o quelle cose. Era far emergere in quella terra una società santa e giusta, perché riconosce il vero Dio. Sostituire un popolo crudele e pagano per un altro popolo crudele e pagano non avrebbe portato a nulla. Quindi Dio chiede che il popolo faccia una passeggiata di preghiera, che circondi in silenzio la città che dovevano conquistare. Era una strategia che esigeva fede, non tanto fede. No, non dovevano fare il giro della città una volta e basta. La preghiera spesso non viene risposta subito. Richiede perseveranza. Molte passeggiate intorno alle nostre richieste di preghiera. Dio vuole formare delle guerrieri spirituali. No? C'è un libro che suggerisce di realizzare dei cerchi di preghiera intorno alle nostre paure, alle nostre famiglie e altre richieste di preghiera. Circondarli con la preghiera finché Dio agisca. E ad un punto l'autore scrive questo. Leggiamo quello che dice. I momenti più belli della vita sono quelli miracolosi in cui l'impotenza umana e l'onnipotenza divina si intersecano. E si intersecano quando tracciamo un cerchio intorno alle situazioni impossibili della vita e invitiamo Dio a intervenire. Dio è per voi. Se non ci credete, allora pregherete piccole e timide preghiere. Se ci credete, pregherete grandi e audaci preghiere. E in un modo o nell'altro, le vostre piccole e timide preghiere o le vostre grandi e audaci preghiere cambieranno la traiettoria della vostra vita e vi trasformeranno in 2 persone completamente diverse. Le preghiere sono i migliori predettori del tuo futuro spirituale. Chi diventi è determinato da come preghi. Chi diventi è determinato da come preghi. La nostra vita di preghiera mostra chi stiamo diventando. Preghiere timide, folli ed egocentriche producono persone timide, folli ed egocentriche.
Preghiere audaci, sagge e incentrate intorno a Dio producono persone sagge, audaci e incentrate intorno a Dio. Quindi per cosa preghi? Per cosa preghiamo? Per una vita di comfort e sicurezza? Solo per il nostro stato emotivo? Affinché Dio rimuova tutti gli ostacoli della nostra vita? Allora diventeremo persone la cui vita gira intorno a quello, no? Dobbiamo certamente pregare per i nostri bisogni. Gesù ci ha insegnato a pregare, dacci oggi il nostro pane quotidiano, certo, ma ancora prima a pregare, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Crea un pezzetto del cielo qui. No? E per questo noi preghiamo insistentemente. Dio chiede che il popolo giri intorno a Gerico un giorno, poi un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro, poi un altro e poi un altro. Fino al settimo giorno, quando dovevano girare intorno alla città, una volta, poi un'altra, poi un'altra, sto contando, eh? Poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra e poi un'altra. Vuol dire che Dio risponde alle nostre preghiere nel suo tempo perfetto. Quando il momento giusto sarà arrivato, nella Bibbia il 7 è il numero della perfezione, Dio creò il mondo in 7 giorni, no? Quindi quando Dio risponde alle nostre preghiere nel suo tempo perfetto e anche quando noi avremo fatto i nostri sforzi di preghiera necessari, i 7 giri, per così dire. Immagino che il popolo abbia avuto dei dubbi in vari punti di quel tragitto. Anche noi viene da dubitare del potere della preghiera, tante volte, no? Ma loro perseverano. Pregano. Una volta, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, un'altra ancora. Una volta in più. E al settimo giorno succede questo. Leggiamo. Il settimo giorno si alzarono la mattina allo spuntare dell'alba e fecero 7 volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto in quel giorno fecero il giro della città 7 volte. La 7ª volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo, gridate, perché il Signore vi ha dato la città. E il popolo dunque gridò, e i sacerdoti suonarono le trombe. E quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido, e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Cioè si affidano a Dio. E vedono Dio agire al di là delle loro possibilità. Assaggiano una vittoria che ha l'atmosfera della grazia, non dell'ego umano. Le mura non erano crollate grazie alla loro ingegnosità, ma grazie al potere di Dio. È lo spirito che noi abbiamo quando dopo tanta devozione e tanta preghiera riceviamo risposte alle nostre preghiere. Noi siamo grati, siamo umili, onoriamo Dio. Non ci dimenticheremo mai della bontà immeritata di Dio. Quindi ci rifaccio la domanda di oggi. Qual è la tua battaglia? In quale lotta ti trovi ora? Cosa hai davanti a te ora come una grande Gerico? La cosa più importante che noi impariamo oggi è prega per la tua lotta. Gira intorno ad essa con uno spirito di supplica e intercessione. Dio ascolta le nostre preghiere. E le nostre preghiere anche aiutano a purificare il nostro cuore. Se abbiamo una motivazione sbagliata, o un approccio maturo, o vogliamo vincere il male con il male, la preghiera lo rivela. Dio poi risponde nel suo tempo perfetto, come quando vorrà. Ma anche quando avremo santificato i nostri cuori con la preghiera e fatto i giri di preghiera necessari. Le vittorie del passato incoraggiano le vittorie del presente. Le preghiere del passato nutrono le preghiere del presente. Oggi noi facciamo giri di preghiera ricordando la fedeltà di Dio nella generazione di Giosuè. E ora, anche noi, celebriamo la Pasqua nei pressi delle nostre Gerico, mentre guardiamo le nostre battaglie, mentre contempliamo quelle mura. Ricordiamo la vittoria più grande della storia, la vittoria di Cristo per noi. I giri che Gesù fece per abbattere le mura dei nostri cuori.
noi siamo la grande vittoria di Dio. Produrre un suo popolo in noi, peccatori. Cuori circoncisi in noi. Piedi che riconoscono il suolo su cui camminano in noi. Grazie a Gesù camminiamo su una terra che Dio ha già appartato. Grazie a Gesù diciamo alle nostre Gerico, tu appartieni al Signore. Noi celebriamo la Pasqua nella pianura di Gerico. Noi invochiamo il nostro Dio presso le sue porte e lotteremo le nostre lotte con la grazia e con l'amore di Gesù che ha dato la sua vita per noi. Quindi se questa è la tua fede in Gesù come il tuo Salvatore, ora ti invito ad alzarti, ad andare a uno dei diversi angoli, però ancora con i piedi scalzi oggi, va bene? E prendere gli elementi che ricordano della vittoria di Gesù per noi, del pane che ricorda il suo corpo e il vino che ricorda il sangue che versò sulla croce.